Una volta l'uomo si riconosceva anche dal fatto che perché uno si sentiva, perché si sentiva uomo uno? Perché naturalmente quando per esempio metteva la canottiera, no? La canottiera mica l'uomo se lo mette su, perché? Perché quando mette il pantalone, capito? La canottiera si ha rotto, si è perruta. Allora si faceva, capito, questo movimento. La canottiera, capito, serviva, eh? Capito? E c'era questo contenimento dovuto, capito? E si usciva dalle mutande, capito? Perché. E una volta le mutande era un dramma, perché le mutande una volta non è come mo che tu te la abbassi perché ci sta chiù la. Una volta le mutande avevano la finestrella, no? Da uomo. Quindi praticamente se tu però non ci mettevi la. Se ti mettevi la canottiera era la fine, perché c'era un doppio movimento, no? No, no, no. Una cosa, capito? Una cosa tipo le marce, capito? Vabbè. E quindi praticamente era. L'uomo deve fare così. Adesso io li vedo per strada, quando passano, che ora non c'è più veramente rispetto di niente, ci sta gli autogrill, la gente va a pisciare, li vedi sul guardrail, no, li vedi, molti che arreda la macchina, poi si mette a così, poi c'è qualcuno che fa così. Ma anche fosse Rocco di Ortona, ma che te la copri? A 220 all'ora, ma che te vede? Ma chi ti vede?